girano leggere le gambe in questo nuovo video. Siamo appena partiti, ci stiamo scaldando. Oggi girettino non semplice. Si parte sempre da Villanova di Campo San Piero e si procede a fare un giretto ad anello dei Colli Eugani per una lunghezza totale di 105 km e 550 di dislivello. Quindi oggi ufficialmente è la prima uscita con un dignitoso dislivello su una dignitosa distanza, almeno per noi, e quindi vediamo come ce la caveremo. Oggi giornata super soleggiata, ma attenzione, un po' fresca, venticello veramente arrogante, e speriamo di portare insomma qualche bella immagine, qualche bella emozione e soprattutto di concludere questo giretto. Ecco, zona Camin, si sente già l'odore di fritto dei vari sushi, devo dire molto da città, da centro città. Qui non vedo l'ora di passare questa trattina qua, un po' bruttina, eh? Traffico, gente. Non buono, smog, occhio qua, qua si rischia di brutto, qua si rischia di brutto. Eccoci in centro a Padova, dopo 9 km percorsi siamo qui tra i vicoletti del centro, desiderosi di andare un po' fuori città. E qui subito a sinistra, attenzione, giù sotto i portici, eccolo di qua, ciclabile, e si va. Di qua. Eccoci in zona Bassanello, sull'argine del Bassanello. Dobbiamo attraversare questa piccola tratta e poi dovremo riuscire a incanalare delle ciclabili un po' più dislocate dal traffico. Salutiamo l'argine del Bassanello, qui luogo di camminate, canottaggio, quindi vengono fatte molteplici attività. Noi proseguiamo a sinistra, attraversiamo qua, mi sa, su attraversiamo il ponte, scaliamo, vediamo, guardate che bellezza, super. Poi giù. Mamma mia, ma è fetentissima questa ghiaia! È fetentissima! Pazzesco! Guardate la Carla come va sullo sterrato, incredibile! Si gasa da morire! Non la si ferma più! Eccoci! Da lontano scorgono i Colli Eugani e noi siamo qui nell'argine di battaglia, di strada battaglia. Guardate che imponenza i Colli Eugani
che personalità, superato anche Battaglia Terme, ed ecco l'insegna stradale che ci indica che stiamo entrando, varcando la città di Monselice da Villanova via verso Monselice, la città murata, ancora pochi metri. Oh, Monselice, Madonna che meraviglia, che meraviglia, guardate qui che meraviglia. Stiamo circondando i Colli Euganei, pazzesco, pazzesco. Carnevale ovunque, anche in quel di Monselice. Quest'anno credo che abbiamo girato tutti i carnevali del Veneto. Vero? Abbiamo assistito a tutti i carnevali. Tutti. Allora, devo dire, tratta qua sul Monselicense, molto, molto bella. Dritta, dritta. Molto bella, c'è ancora il sole che ci scalda e adesso dovremmo arrivare fino a Deste, fino a Deste. Incredibile, Garmin ci ha fatto fare il giretto della piazza così per niente per poi ritornare indietro, però ci teneva a farci fare questo giretto folcloristico ad osservare l'ultimo carnevale, o forse l'ultimo, qui sul Veneto. Guarda che trattina, ragazzi, che trattina con vista colli, magnifico. Puntino, bananetta, e questo è il panorama. Piccolo break e si riparte. Siamo alle porte di Este. Stiamo varcando anche questa cittadina. Com'è il giretto? Molto bello ora, molto bello, veramente. Prima tratta, vabbè, bisognava passare per forza la città, però... Questa è terapeutica. Tanta roba. Oh, questa strada è un attimo in pendenza. Eccoci, Este. Allora, devo dire che Este è una città veramente molto, molto, molto bella. Mi piace veramente un sacco, soprattutto queste zone molto internate dove si è dislocati dalla città e si è in mezzo al verde. Cittadina ricca di agricoltura, confina con i colli, eccoli lì, ben in vista, devo dire veramente città bellissima. Comunque siamo a quota 50, grazie mille. Cosa prendi? Da quando fa ricotta al pistacchio? Mi
bambino con la ferma natale. È rimasto un po' dietro. Comunque siamo ad Este, è già la seconda volta. Se passate per di qua dovete assolutamente venire a mangiare gelato al castello. Hanno dei gelati pazzeschi, pazzeschi, veramente molto buoni, dei gusti molto particolari. Io ho preso Ferrero Rocher e Snickers. Tu? Ricotta al pistacchio. Veramente illegali. Gelatino al castello e ora si riparte per portare a casa questi ultimi 55 chilometri di questo super giro all'anello dei colli. Occhio punticello. E via qui a destra. Che carica dopo il gelatino! Guardate qui le campagne di Este. Bello qui, eh? Molto bello. Il sole, la natura, la bici. La corona grande. E la corona grande, esatto. Sai cosa mi stavo chiedendo? Siccome fino adesso non abbiamo fatto dislivello. Sì, infatti mi sta abbastanza preoccupando la cosa. Ma dov'è sto dislivello? Spero siano stati i cavalcavie che abbiamo fatto, perché ho paura. Alla insomma, fine della corsa fare dislivello la vedo ardua. Ma dov'è? Sarà alla fine, vedrai. Gli ultimi 20 chilometri, quando sei finito. Aia. Allungato la strada di 4 km per una piccola svista sul Garmin e vabbè, siamo tornati indietro e adesso siamo appena entrati a Vaux e credo che qui partirà il dislivello che segnava la traccia, ovvero 600 metri. Non simpatico adesso, comunque sta calando il sole. Infatti la temperatura si è un attimino abbassata. Qui siamo a quota 65 km e procediamo stando attenti a non sbagliare ancora strada, perché mo so cavoli. Comune di Zovon, siamo ormai al tramonto. Garmin segna 70 km. Ce ne sono altri tanti per arrivare a casa, altri 40 contando la deviazione, e temo che ci sia anche del dislivello. Temo di essere arrivato nella zona clou. Eccoci, Garmin avvisa che comincia la salita. Ascesa rimanente
346 metri. E si sale, e si sale, ma poi si scenderà anche, poi si scenderà, cambio corona e si pedala. Eccoci qua, alla fine 110 km, giro veramente molto bello e adesso meritatissimo, guardate qua, devo fare la chiusura proprio così, hamburger homemade, sì. Chicca, 1, 2, 1, 2, birretta e noi vi salutiamo alla prossima avventura.